Ciao fulminati! Il 24 giugno il mio amico Alessio si sposa in una villa a Celle Ligure. L'hanno prenotata da un anno e si sono impiccati per riuscire a bloccarla per il matrimonio. Non sarebbe veramente da infami se per un motivo qualsiasi, a 10 giorni dalla cerimonia, la villa non fosse più disponibile? Pensateci voi. Round 1. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno, mi scusi il disturbo. Senta, io sono della Decanter, che mi occupo della locazione di Villa e di altre ville storiche della Riviera Ligure, e nel suo caso ho una prenotazione per il 24 giugno per una cerimonia di matrimonio, giusto? Esatto. Prima di tutto auguri, congratulazioni. Senta, grazie mille. Mi è capitata una richiesta che è contemporanea per Villa Lagorio, che è contemporanea a quella della sua cerimonia. Le spiego la situazione perché sono un attimo in imbarazzo. Allora, questo armatore residente a Monte Carlo ha bisogno della villa per questa cerimonia della bambina e mi ha fatto un'offerta economica veramente importante per avere la villa nello stesso giorno. Ora, io capisco che la sua è una cerimonia di matrimonio e tutto quanto, però non mi sono sentito di escludere a priori la possibilità eventualmente di un abboccamento. Cioè, mi faccia capire. Potrebbe essere interessante eventualmente proporre a lei di trovare un'altra location, magari la troviamo insieme, cedere al signor Patek la villa per il compleanno del cane della bambina e eventualmente farsi dare, diciamo, un contributo anche lei da spendere. Vabbè, quello sarebbe proprio anche il minimo, già della richiesta, che è già, cioè, mancano 10 giorni. E io, guardi, a priori gli ho già detto di non sperarci, però contemporaneamente, essendo una persona piuttosto, diciamo, agiata, che ha tanti soldi, diciamocelo tra di noi. Io non so come dire, capisco, però nel mondo non sempre i soldi contano. No, lo capisco, ma infatti guarda. Quindi diciamo che c'è già una proposta, nel senso, se già una location è già impegnata già da più di un anno, dove il proprietario ne aveva fatto quasi in anticipo subito, perché non ha avuto neanche il tempo a vedere, guarda, sì, mi faccia pensare, mi ha dato 3 giorni per pensare, ho dovuto dare una caparra più di un anno fa. Però io non la voglio disturbare oltre, le faccio solo un'ultima proposta, più che altro perché penso che possa essere interessante dal punto di vista economico, visto che il signor Patek è una persona che ha della disponibilità. Io ce l'ho nella stanza di là, io vado di là, lo metto un attimo in viva voce, se lei mi fa solo la cortesia di ascoltare la proposta economica del signor Patek, visto che siete ma una coppia giovane. Ma intendeva tutto il giorno o soltanto sì, tutto il giorno, è una persona, diciamo che il signor Patek è quello dell'orologio, non so se ci siamo capiti. Patek Philippe. Esatto. Non conosco, però comunque Patek Philippe è una persona che mi arriva a celle con un 120 piedi, una cosa, cioè, arriva così, certo, e scarica 200 invitati, vuole la villa, si figuri che la vuole per il compleanno del cane della figlia, cioè, nel senso, immagini la disponibilità. Comunque, guarda, io adesso se mi aspetta un secondo, vado di là un secondo. Mi può attendere un attimo che la metto in viva voce un secondo? Sì, va bene. Round 2. Nervosissimo proprio. Pronto? Sì, pronto. Pronto, sì, salve, piacere di conoscerla. Sono piacere altrettanto. Filippa. Buongiorno. Le spiego per un discorso di purtroppo di cabala. Io mi trovo adesso in questa location che mia figlia ha ritenuto meravigliosa per festeggiare il compleanno, appunto, del suo. Assolutamente. Allora, non possiamo trovare un punto di incontro in modo che io possa farle un regalo gradito e lei in cambio possa concedermi la possibilità di usufruire della location quel giorno specifico? Ma guardi, sinceramente, come si è innamorata sua figlia, ci siamo innamorati anche noi più di un anno fa. Abbiamo fatto anche tanti sacrifici, perché noi anche per ottenere la villa abbiamo fatto anche sacrifici, anche perché siete indigenti. In poco tempo ho voluto tirare fuori comunque dei soldi per bloccarla. E quindi con questo preambolo vuole darmi, non so, un impatto economico a questa, in modo che guardi, non saprei neanche io, perché sinceramente si sposa una volta sola. Certo, poi anch'io sono una persona, a me i poverini mi hanno sempre fatto tenerezza, nel senso, se posso dare una mano, magari fare un po' di gioia. No, quello senza ombra di dubbio, certo. Mi trovo veramente anche in difficoltà io a poter chiedere, anche perché davvero non potrei sapere quantificare nessuna cifra, ecco, cioè, posso dire perché capisco la difficoltà nella vita per le persone come voi, sono affrontabili, però siete avuto una scorza importante, quindi per l'amor di Dio, io non sono, cioè, una persona che
I soldi siamo sempre guadagnati, quindi per me andare a chiedere. Non lo so, mi dica lei una cifra che potrebbe in qualche modo far sì che la sua signora non storca il naso quando gli presenta l'eventualità di dover spostare la cerimonia, insomma. Guarda, davvero non tenga conto che io sono, diciamo, spudoratamente pieno delle possibilità che vanno ben oltre quello che le posso immaginare, quindi non è un problema per me qualsiasi vostra richiesta possa essere. No, certo, ma ci mancherebbe, non metto in dubbio sicuramente la sua. Però dai, stringiamo, perché io non ho tutta la mattinata, su. Mi dica, l'ha fatto? Non è un telequiz, mi perdoni. Saprà una cifra che per lei può andare bene, insomma, dai. Le dico, guardi, 200.000 euro, guardi, facciamo così, perché dico quello che mi serve per lei. Mi ha titubato. Pago il mutuo, pago il mutuo e sono contento. Lei mi ha titubato. Mi perdoni, ma mi ha titubato fino adesso per 200.000 euro. Mi fa una grande tenerezza. Potrebbe, no, no, perché una volta che lei mi dice la cifra, quella rimane, poi non mi ritorni sull'osso. No, ma certo, io sono, le ripeto, su certe cose non c'è nessuna cifra da pagare, è una decisione che non posso prendere da solo, assolutamente. Sì, ma io ho bisogno di saperlo adesso, mi perdoni. Lei mi dice una cifra, io le dico sì, no, e poi qui chiudiamo la conversazione. Ma io non le posso dire di sì. Cosa stiamo parlando? Mi ha chiesto 200.000 euro, mi perdoni, 200.000 euro, il catering della mia festa, quindi di cosa stiamo parlando? Sono contento per lei. Sono contento per lei che lo può fare. Mi sono comprato una umilissima casa da poterci vivere e passarci adesso la mia vita con la mia ragazza, quindi. Madonna, mi trova, sto provando una tenerezza quasi che si prova per un cucciolo. Facciamo così, chiudiamo la conversazione così. Io le offro mezzo chilo, lei lo dica alla sua signora, però io vorrei avere un sì adesso. Non posso dire di sì assolutamente, cioè, adesso lei mi rifiuta, parlare prima, poi mi ricontatterà. No, guardi, forse non ha capito, cioè non è che io ho la giornata del pezzente. Allora io le sto offrendo mezzo milione, se lei va bene mezzo milione, ok, se no io chiudo la conversazione qui e mi troverò un'altra location, perché alla fine va bene tutto, ma si è preso per il culo dalla povertà, non è che mi la giornata del coglione. No, certo, mi dica lei, le va bene mezzo milione sì o no? Se me la può dare un minuto. Va bene, ho deciso io. Allora facciamo che niente da fare. Dai, dai, dai. Scusa, mi perdoni, ma io non c'ho i cazzi. Non è che posso stare dietro a uno che mi fa. No, ma non si nervosisca, ragazzi, giustamente, no. Giovani. Pronto? Pronto, mi scusi. Grazie, arrivederci. Grazie infinitamente, ho un appuntamento a Monaco. Va bene, sì, d'accordo. E niente, guardi, vabbè. E la posso richiamare? Round 3. Niente, mi dispiace. Non so, avete trovato un accordo o non l'avete trovato? Io non posso decidere da solo, sono stato chiaro fin dall'inizio. Io non posso decidere da solo. No, ma lo capisco, grande, guardi. Grande. Quindi, guardi. Allora, l'arroganza, io non so se mi sembra di essere uno scherzo. Ma infatti è così, sei su Radio 105 e questo lo zoo. No, davvero. Ma come cazzo hai fatto a rinunciare a mezzo milione, pazzo bastardo? Però l'ami. Lei può essere contento. Ti sei mangiato le dita, cazzo? In questo momento un pochino sì, porca di quella puttana. Ci avevi già messo però... i canini, eh? Mezzo milione, ragazzi, sono tanti. Però io pensavo che stavo così, mi stavo abbastanza innervosino. Però l'amore della vita bisogna... Non ci sono soldi. Bravo, e rimarrai pezzente! Bravo. Dai, vai a fare il catering da McDonald's, vai. Bravo. Che sia una giornata meravigliosa. Ciao Alessio, auguri, ciao. Congratulazioni. Grazie mille, ciao ragazzi. Un bacio, ciao. Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.